Questo programma è offerto da Amadori, passione di famiglia. Bonduelle, cresce la voglia di stare insieme. Citterio, l'origine fa la differenza. Divella, passione mediterranea. La Molisana, dal 1912 realizziamo il sogno di ogni spiga. Latteria Montello, il piacere naturale. Martini, autore di sapori. Monge, più avanti nel pet food. Acqua Nerea, purezza protetta. Rovagnati, io li ho fatti, io li ho firmati. Tamma, tradizione contemporanea. Polo Sud, Feudo Dauno. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, il dessert al mosto d'uva cotto. Scoprire piacevolmente che il mosto cotto può essere impiegato non solo per i dolci della tradizione. Salute, come prepararsi ad affrontare l'inverno e difendersi con i rimedi naturali. Tempo libero, a passeggio con i neonati. È giusto proteggerli rintanandosi in luoghi chiusi? Lifestyle, la bici è tornata di moda. Ecco come può diventare un accessorio trendy. Spazio motori, stop agli inconvenienti della pioggia. Come trattare il parabrezza. E in più, gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. Buongiorno a tutti i telespettatori di Pane Quotidiano. Guardate, guardate quanto è bello qualcuno che non è messo in televisione. Guardate che pausona lunga che sta facendo. Di qualche altra cosa, sei in televisione. Saluto a tutti quanti, chi mi segue. E un saluto anche a voi che collaborate con me. È bellissimo. Lei, buongiorno innanzitutto. Sono lei è la Belen del tavoliere. E si chiama Ilenia. Sì. È vero? Vorresti fare tu la presentatrice televisiva? Magari, mi piacerebbe. Magari, si sta candidando qui a rubarci il posto. Belen, però, per fare la presentatrice televisiva, togli questa sciarpa. Va bene. Un attimo. Davanti ai colleghi ha detto no, ho freddo, ormai davanti alla televisione. Allora, ripetiamo bene, perché questo è anche un provino. Sì. Stai salutando i telespettatori di Pane Quotidiano. Quotidiano. Quindi, con un bel sorriso, vai. Vi auguro una buona giornata e adesso Fabio Conticelli e Piero Russo. Vabbè. Diciamo che va bene. La prossima. Possiamo iniziare, grazie Belen. Questo è il microfono, devi dare a Fabio. Brava. Ciao oggi, Belen, che onore essere presentato da Belen. Che onore. Oggi siamo stati presentati da Belen, la Belen del tavoliere. Del tavoliere. Presente qui alla Convi. Esatto, presente qui alla Convi, qui a Via Mastelloni, ma c'è anche il Dario Fo di Foggia e c'è il giornalista Podolico. Abbiamo tutto, insomma. C'è per tutti i gusti. Oggi iniziamo la nostra rassegna stampa Pane Quotidiano in una giornata in cui c'è poco sole, quindi cerchiamo di abbronzarci in qualche maniera. Vediamo. Ecco, si vede un po' già, bruno. Già, ma tu sei già abbronzato, sì. Sì, è sull'artificiale. Ah, le Lampados, le famose isole Lampados. Ho detto, visto che trova Belen. Giusto. Hai provato, ma niente. Belen, niente. Noi purtroppo non possiamo provare, non possiamo provare perché ormai il vincolo di Santa Romana Chiesa ci ha tagliato completamente le gambe. Vabbè. Ma ci va bene. Iniziamo la nostra rassegna stampa perché è già passato, abbiamo perso già un sacco di tempo. Con la Gazzetta del Mezzogiorno, eccola qua.
apre con il duello tra Falchi e Colombe, tra Alfano e Fitto, il duello nel PDL per le primarie, la vediamo, ma noi non ce ne frega niente, perché queste cose le vedete alla rassegna stampa di Sky, alla rassegna stampa di Mediaset e della Rai. Noi siamo la rassegna stampa di Convi TV e quindi dobbiamo dare notizie inerenti alla nostra bellissima terra. Violenta minore e filma con il telefonino. Bravissimo, Invece di riprendersi lui. Invece di riprendersi lui e spararsi, perché una persona che fa una cosa del genere non merita molto, molto di più, ha deciso di filmare, ma fortunatamente i carabinieri di San Nicandro Garganico, quindi di San Severo, di San Giovanni Rotondo, insomma del comando provinciale di Foggia, lo hanno beccato. Purtroppo, caro Fabio, tu fai ridere, non è un insulto, cioè non è che fai ridere per mestiere, perché sei un attore teatrale, ma purtroppo qua c'è veramente poco da ridere, perché c'è tanto da piangere. Quando parliamo di Puglia parliamo sempre di cose brutte. Guardate, questo è un giorno a caso, no? Questo ha violentato una minorenne. Qui parliamo di Puglia dei rifiuti, così da 14 anni nessuno li cerca. Un boss pentito del clan dei Casalesi ha detto che i rifiuti tossici venivano sversati in Puglia e anche in provincia di Foggia. E poi, Piero, vedi, c'è la notizia dell'assalto alle Portavalori sulla strada di Apricena. L'assalto al Portavalori sulla strada di Apricena. Il Far West. Ma tra l'altro si parla di un milione di euro, è una cifra esorbitante, non ce l'hanno fatta a prenderla, però grande panico, camion incendiati, hanno distrutto mezzo tratto stradale, insomma purtroppo hanno dato da fare alla polizia e ai carabinieri. Vabbè, però ecco, c'è almeno un italiano che sta andando forte, che è De Blasio, che potrebbe essere il nuovo sindaco di New York ed è italiano. Dopo Rudolph Giuliani, anche De Blasio potrebbe essere sindaco italiano di New York. Ricordiamo che lui è originario non proprio della zona, ma quasi di Sant'Agata dei Goti, che è in provincia di Benevento. Almeno il sud dell'Italia esulta, come esulta dall'altra parte della telecamera il nostro Carmine, perché la moglie, che noi salutiamo, si chiama Rossella, è della provincia di Benevento, di un paese che per la verità è più vicino a Foggia, che si chiama San Bartolomeo in Galdo, e noi salutiamo gli abitanti di San Bartolomeo in Galdo che ci guardano, il paese tra l'altro dove si fanno i broccoletti, dove si producono degli ottimi broccoletti, e salutiamo anche i telespettatori lì vicino di San Marco dei Cavuoti, dove si fa un torrone che non posso nominare, ma che le sai tutte, fantastico. Le sai, sì, dove si tratta di roba, non c'è roba da mangiare, io ci sono sempre. Ok, quando si tratta di Savisicchia dobbiamo andare a Celenza, la famosa Savisicchia di Celenza Valportore, e via dicendo. Allora, oggi giornata della memoria, non quella dedicata all'olocausto, ma quella tutta foggiana dedicata alla morte dell'imprenditore Panunzio, che si ribellò al racket. Giusto per rimanere in tema allegro, andiamo a vedere che cosa pensano i nostri telespettatori della criminalità. La signora, buongiorno, venga qui, non scappi. Che ne pensa della criminalità a Foggia? È una schifezza, non si può vivere più in questa città. Lei da quanto tempo vive a Foggia? Sono 19 anni. E di dov'è? Io prima stavo a Torino, abitavo a Torino. Quindi tutta allora, un'altra... Tutta un'altra, sì, sì. La sì. Differenza tra Foggia e Torino, a parte la mole, no, e noi abbiamo l'epitaffio, vabbè. Adesso in tutte le città c'è questa criminalità e quindi... non si può vivere più, la sera hai paura di uscire da sola. Lei ha figli? Sì, due. Oh, e ha paura per i suoi figli? Tanto. Qual è la paura principale che ha una madre? Specialmente la sera, quando rientrano tardi, perché dico sempre a loro di non, anche se qualcuno vuole aggredirli, di lasciar perdere. Voi fateli uscire dal pomeriggio, non li fate uscire la sera. Grazie. Oh, però cosa dice sempre una mamma quando esce un figlio? Guarda a destra e a sinistra, è un classico, no? Poi, attenzione quando attraversi. Guarda a destra e a sinistra.
Non, esiste ancora la frase non accettare caramelle da uno sconosciuto. Vabbè, a me sono grandi, non posso dire più queste Quanti cose. Quanti anni hanno? Una 29, un'altra 26. Quindi le caramelle, sì, diciamo... No, ormai, cioè, quando erano piccolini, questi, tutti questi accorgimenti gliel'ho sempre fatto. Ecco, qual cioè, era sono stata una mamma un sempre... consiglio che dava sempre? Io sono stata sempre una mamma che li ho sempre seguiti ai miei figli. Cioè, praticamente... Usciva pure lei la sera. Usciva con la ragazzina, lei lo seguiva, tipo Pantera Rosa, no? Li lasciavo liberi, però io andavo sempre a controllarli. Ti sono Non mi facevo vedere. Ah. No. E come facevo? Buona investigatrice la signora. Sì, sì. Ho sempre fatto così e mi sono trovata bene anche perché mi hanno sempre apprezzato i professori dei miei figli, perché sono stata sempre una mamma attenta. E come li seguiva? Come li seguiva? Cioè, proprio di nascosto, li pedinava? Sì, sì, sì. Ah. Sì, sì. Abbiamo la Catwoman di Foggia. Sì, sì. Io ho detto, sentite ragazzi, dovete... È logico, perché loro nella fase dell'adolescenza è la fase più critica e quindi loro devono stare sia con entrambi... Cioè, capito? Sia con i genitori che con gli amici. No, con entrambi i ragazzi sia bravi che cattivi. In modo da poter scegliere loro la strada giusta, hai capito? Certo, certo. Però, secondo me, dipende da noi genitori. Dall'educazione saperli, che abbiamo. Cioè, educarli e mettere su una strada, capito? Sulla strada giusta. Sulla strada giusta. Io mi sono trovata bene e sono contenta perché ho due splendidi ragazzi, uno è laureato in ingegneria gestionale e l'altro è diplomato, però purtroppo ci avete 9 anni e per il momento non ho ancora lavoro. Non è una notizia questa. Però, visto che stiamo parlando di educazione, sì, sì. Si può dire mazza e panella fanno i figli belli? Sì, sì, sì. Ogni tanto. Dipende, io dico che dipende molto dai genitori, perché i genitori di adesso li accontentano in tutto i figli. Io dico che dipende molto da noi. C'è adesso ancora qualche bel paliatone o con il cucchiaio di legno col battipanno? No, io ti sono sincera, mi sono trovata bene perché io e i miei figli... Cioè lei si trova direttamente con l'aspirapolvere perché ormai... No, io non ho mai alzato le mani. Ma ci abbatte, No, mai. Però mazzeppane le fanno i figli belli. Sì, sì, su questo sì. Va bene. Che madre modello la signora. Una madre modello, complimenti alla signora. Grazie. Signora Nella. Nella, detta la Catwoman di Capitanata, per come faceva, attenzione, ci passano anche davanti alla telecamera, perché questo è il bello del supermercato, ha fatto bene, è così. Venga qua, venga qua. Anzi, vieni qua, sei un ragazzo. Quanti anni hai? Grazie signora. Dipende molto dai genitori. Dipende dai genitori. Chiediamo anche al ragazzo, quanti anni hai? 24. Buona giornata. Un momento, microfono. Quanti anni hai? 24. 24. Sei un ragazzo Guarda modello. La telecamera. Sei tu un sei un ragazzo modello o un ragazzo monello? Monello. Monello, perché? Vabbè. Come fai a arrabbiare i tuoi genitori? Ah, era proprio una domanda seria, pensavo fosse. Siamo, non vedi come no, siamo forse seri. Per scherzare, no. No, no, sono un ragazzo come si dice invece. Sì, no, difficilmente li faccio. Ma già che sei passato davanti alla telecamera, non sei un ragazzo come esatto. si dice, dai. Chiedo scusa a tutti i telespettatori per essere passato davanti alla telecamera. Lo scusa per essere passato anche alla telecamera, ero sovrappensiero. Questi perché due devo conduttori fare la spesa. Sono bravissimi e bellissimi. Ma belli, no? Vabbè, belli, vabbè. Vabbè oggi fosse una ragazza, potrei esprimere. Ci sta Belen qua dentro. Senti, come ti chiami? Andrea. Andrea, qual era il consiglio che ti dava tua madre quando eri piccolo? Tipo, guarda a destra e a sinistra. Stai attento, stai attento sempre. In genere. Ah sì, in generale. In genere. Stai attento. A chi? Stai attento. Non si è mai capito, però stai attento. Spero stai attento. Non prendere le caramelle, non ti fermare con nessuno. Se faccio delle caramelle sta sempre. Un altro avvertimento che faceva sempre, me la fa ancora, anche mia nonna. Vai piano. Non no, sudare. Vabbè, scusa, allora vado non sudare. Non sudare, non sudare. Non sudare. Un'altra vai a giocare a pallone, ma non sudare. Vai a giocare a pallone, ma non sudare, mi raccomando. Sì, sì. No, devi stare fermo. Sì, sì, mettiti il cappello. Vabbè, a me andava bene, metti il cappello, ma devi giocare a pallone, era veramente da... Non era... Tu giochi a pallone? Sì. In che ruolo? In porta di solito, per ora mi sono infortunato. Ti sei infortunato? È una grande notizia. Sei infortunato, Andrea, che gioca in che squadra? No, così, amatorialmente. Cioè, amatorialmente. Faccio piscina, vengo proprio da lì in realtà. Fa quello piscina, è il mio sport. Fantastico. All'Assori. Vabbè, abbiamo fatto anche pubblicità all'Assori. Venite alla piscina dell'Assori. Non si fa venite, e venite a fare la spesa con Vic. Venite a fare quella sì. Quella sì. Beh, vabbè. Ok, vuoi salutare qualcuno? Università di Foggia? L'università, tutti. Tutti. Giustamente, tutti proprio. E mettogli qualcuno. No, no, in generale l'ateneo, perché fra un anno li saluterò per fortuna. Quindi, allora auguri. Dopo 5 anni li salutiamo. Dopo 5 anni diventi disoccupato ufficialmente. Sa di sì. Questa è una cosa. Stai prendendo la laurea per la disoccupazione. Questo ormai è così, giurisprudenza, ma tante altre. Fammi che disoccupati, no?
Vabbè. Speriamo di sfatare il tabù. Vuoi salutare la tua fidanzata? No, non ne ho. Oh, vuoi fidanzarti? Vuoi fare un appello? No. Noi qui abbiamo la Belen di Capitanata che in questo momento è sparita, però... Ui, però subito ha girato la testa. Chiamiamo... Ci chiamate Belen, per favore. Ilenia alla cassa. Ecco, ora facciamo questo incontro in diretta, perché noi... Di pane quotidiano serviamo. Lui sta cercando il suo Stefano. Serviamo anche a questo. E lui sta cercando la sua Belen. Vieni, l'abbiamo trovati, ecco. Andrea. Allora, Ilenia, Andrea, Ilenia. Lei è la tua cassiera di fiducia. Tu sei il suo cliente di fiducia. Capito, va sempre da lì. Ok, voi siete tutte e due single, acciaffate. Noi andiamo a fare la rassegna stampa. Arrivederci, grazie. Okay. Per chi non ci seguisse da Foggia, acciaffate. Significa, chiediamolo a Natascia. Natascia, se sai che cos'è l'acciaffamento. Significa acciaffare? Prendere. Cioè, se io... Prendere. Se tu incontri un bel ragazzo e acciaffi, che significa? Che l'ho preso. Che lo cucchi. Certo, lo assalto. Bravo, le lezioni di Foggiano della nostra Natascia. Madonna mia, hai sentito Natascia? Lo assalto. Natascia, sei una pantera, non sei... Natascia è un fidanzato. Fuce brutto. Fidanzato. Il mio ragazzo, Lei acciaffa solo col suo ragazzo, l'ho appena detto. Non la possiamo inquadrare perché è andata dentro. A proposito, lo dico perché c'è stata una segnalazione. Noi sapete che scrivendo la mail televisione@convi.it potete partecipare anche se virtualmente, ma anche potete venire in trasmissione qui a Pane Quotidiano. C'è una segnalazione da fare soprattutto agli altri colleghi della stampa. Viale Europa, angolo via Monsignor Lenotti, i giardini che ci sono lì sotto, quelli che chiamo i giardini di Agostinacchio perché lì ci abitava il sindaco di Foggia, l'ex sindaco di Foggia, c'è una cabina dell'Enel con i fili scoperti e i bambini vanno a giocare prima che si verifichi una tragedia. Comune di Foggia. Svegliamoci. Andiamo a cercare di fare qualcosa, o Comune di Foggia, o l'Enel, chi di competenza, noi ve l'abbiamo detto, continueremo a fare questo appello, grazie a chi ce l'ha segnalato, segnalateci tutto quello che volete, perché noi serviamo a questo. Però noi, perché arriva sempre il momento della notizia buona, segnaliamo anche il nostro Foggia, lo squadrone per antonomasia, che è ben ottavo... In che serie? Sta in quarta serie, C2, cioè la C2, seconda divisione di Lega Pro, è ben ottavo in quarta serie. E come, per noi è come dire massimo primo posto. Sì. Cioè ottavo in quarta serie è come il Real Madrid, a proposito oggi c'è Real Madrid, Juventus, Real Madrid, la Juve o vince, noi non diciamo niente, però io sento sempre una canzoncina che dice Roma. Però quest'anno è della Roma, quest'anno bisogna vedere di chi è. L'importante è che l'Atletico Peschici faccia la sua porca figura, come si suol dire, anche VS nell'eccellenza, dice VS si specchia ma la bellezza non basta. Io saluto i cugini di VS, che però diciamo non vanno molto d'accordo con i peschiciani, io sono peschiciano d'adozione, saluto tutti i Viest Cong della provincia di Foggia, quindi li chiamano i Viest Cong, ma a noi interessa il Foggia è uno squadrone, Casillo è sempre un signore anche se non esiste più, ma non fa niente, e vediamo la Gazzetta dello Sport come ne parla. Guarda, c'è Sciannamè che dice resteremo tra i primi otto. Perché questa notizia non è in prima pagina? Sciannamè. Perché, ma come ha giocato domenica, è meglio che stia in quella pagina. Sciannamè. Ecco. Chiediamo al signore se conosce Sciannamè. Lei conosce Sciannamè? Buongiorno. No, non lo conosco. Non conosce, perché così, in silenzio stampa. Ciò fa. Ehi, Natascia, dateci il pezzo di pizza. Guarda bene, no. Natascia, attenzione che Natascia fa l'assalto. Ah, pizza è bella. Ah, pizza è bella. Quando me la? No, tu ce la. No, vedo che mi sperano a me. Ah, lei ti deve dare a te. Ah, quindi, due, lei prende il panino e Natascia paga. Tre, o paga lei?
E qua, tu c'ho 80, vedi? No, no, non ci provo. No, gli mangiamo. No, devi andare a mangiare. Ah, devi andare a mangiare. C'ho 80. E la pizza, dove stai? A Natascia, la pizza, siamo mangiata a Natascia, la pizza. Cioè, com'è andata? Lei ha chiesto la pizza, Natascia ha pagato, e la pizza dove sta? Eccola qua. Eccola. Allora, facciamo una cosa, faccia vedere la pizza in televisione. Sì. Faccia vedere un pezzo di pizza in televisione. Questa è la pizza che mangiate qui. Questa è una pizza che non vale niente. Come la pizza che non vale niente? Non si dice così. E perché la compra? No, non posso parlare. Ah, non può parlare, non può parlare. Sta in silenzio, sta in silenzio. Non posso parlare perché dice la verità. Non può parlare perché sennò dice la verità ed è giusto. Quindi noi che parliamo diciamo un sacco di fesserie. Alfredo! Oh, oggi oh. Alfredo si è fatto la barba. Alfredo, che ne pensi di Sciannamè del Foggia che ha detto resteremo tra i primi otto? Allungo un po'. Che ne so. Che ne pensi di Sciannamè? Ecco, ecco, è stato importante quello che anche ha detto lui Alfredo. Anche lui in silenzio stampa, anche lui in silenzio. Anche oggi Alfredo ha dato la sua massima di gioia. Ripetiamo, Sciannamè. Bravo, bravo, bravo. Grande Alfredo. Sei stato bravissimo. Vuoi salutare qualcuno, Alfredo? Saluto io per te. Saluto io per te. Saluta la moglie. Ha salutato. Beh, questo significa saluta la moglie, sì. È vero. Va bene, va bene. Nessuno le vuole le mogli, ma tutte quanti le salutano. Tutte le salutiamole anche noi. Come si chiama tua moglie? Valentina. La mia si chiama Stefania. Ciao, eh. Ciao, preparateci ciao. Qualcosa di buono. Ma si credeva che avevamo salutato a lei. C'era una signora, sì, fuori dalla vetrina che ci ha salutato. Non era né Stefania né Valentina. E si è però, girata. Si è girata, si è girata. Abbiamo fatto colpo. Abbiamo anche fatto... noi abbiamo acciaffato. Acciaffato. Ma quei due sono spariti, Belen e Andrea? No, eh? Visto che Belen l'ha detto, è meglio che vai. Gli ha dato buca. Ma ha visto buono, non era cosa, come si dice. Vabbè, non possiamo farci niente. Io penso che abbiamo raggiunto proprio il culmine, l'apoteosi della schifezza, come diceva Diego Abbatantuono. Quindi io saluterei tutti. Hai qualche notizia? Sì. Qualche altra notizia da darci? Ti tengo il microfono? Ecco qua. Allora. Queste sono le. Sempre nell'occasione dei morti. Ho letto una notizia che il sindaco di Carapelle ha ordinato, siccome è pieno il cimitero, ha ordinato evitate di morire. Oh! Come se fosse che dipendesse da lui se uno vuole esatto. Morire o no. Salutiamo il sindaco di Carapelle, Remo Capuozzo. Io lo devo salutare perché vivo a Carapelle, quindi hai azzeccato. E evito di morire volentieri, caro sindaco, perché insomma. Ancora bello e giovane ancora, tutti i capelli tanti in testa, capelli fa bello il sale in zucca e pensate, io prima avevo i capelli lunghi fin qua, lo so, cioè un giorno vi porterò la mia foto, tu i capelli ce li hai, ce li ho ancora, ce li non ho. non hai problemi. Lei signore, attenzione. Buongiorno. E chiudiamo con questo signore, che ne pensa del Foggia che è ottavo in classifica? Buongiorno. Non ho capito. Il Foggia è ottavo in classifica. Sì. Che ne pensa? È felice? Sciannamè ha detto no, resteremo felice ottavi. Nel senso sono felice per loro. Ma lei non è tifoso? Sì. Sì, quando sì. Sta in Serie A. Ma come l'hai detto brutto, sì. Come l'hai detto brutto, sì. Un po' a malincuore, in effetti. Come mai? Perché comunque è un fatto associativo, è un fatto che è una squadra che merita sempre di più. Almeno per quando però ci se riguarda. Finisse oggi il campionato tra i primi otto potrebbe far parte della serie C unica, sì. Che sembra una serie C però è unica, quindi sì. potremmo sì. Lottare per la potremmo serie A. Aspirare a qualcosa in più, insomma. Perfetto. Vuole fare un appello agli imprenditori locali? Vuole fare un appello agli imprenditori locali di comprare per sovvenzionarla? Sì, sì. Beh, quelle a buon cuore loro, non è una cosa che lei vuole sovvenzionare, cerchiamo di forzare, ma loro lo sanno che in effetti va aiutata la squadra. Lei vuole comprare qualche azione del Foggia? un euro. Sì. A posto, non ce l'ha nessuno, è giusto. Alfredo, Alfredo vuoi comprare Alfredo. Qualche azione del Foggia? Grazie. Vuoi comprare qualche azione si del Foggia? Si è bloccato Foggia? Dobbiamo andare ai mondiali. Alfredo, tu le tue pirle vuoi salutare tu? Grazie per averci seguito, ci vediamo domani. Dai. Non vuol dire ci vediamo domani. Dai, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Grazie ad Alfredo. Io e il buon Fabio vi salutiamo e ci vediamo veramente domani. Ricordiamo,
televisione@convi.it. Noi siamo qua tutte le mattine al Convi di Via Mastelloni a Foggia, di fronte al Campo Rosso, dove c'è, dove c'era una volta Michele che diceva orario, uscire. Uscire. Buona giornata a tutti. Buona giornata. Vediamo. Deliziosa, ogni giorno per te. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Mouth all the same, it's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame, I don't intend to pretend that I could never love you more. But in the blink of an eye, everything you ever knew can change. It's a beautiful lie if you think everything. Questo programma è stato offerto da Amadori, passione di famiglia. Bonduelle, cresce la voglia di stare insieme. Citterio, l'origine fa la differenza. Divella, passione mediterranea. La Molisana, dal 1912 realizziamo il sogno di ogni spiga. Latteria Montello, il piacere naturale. Martini, autore di sapori. Monge, più avanti nel pet food. Acqua Nerea, purezza protetta. Rovagnati, io li ho fatti, io li ho firmati. Tamma, tradizione contemporanea. Polo Sud, feudo Dauno,